Nella notte di Natale sono scesi dal cielo cori d'angeli per annunciare Gesù. Tra le pecore a vegliar se ne stanno i pastor, su di loro discende la luce dal cielo. Noel, Noel, chiara luce nel cielo, nella grotta a Betlemme. Buonasera, lei è una hostess? Sta all'osteria? Questo è un, cos'è? È un tipico di Arrone? Che prodotto è? È un vin brulè. Ah, vin brulè, beh, qui nella Valnerina si usa, no? Si usa molto. Lei è una pia donna? No, non mi riprenda che io vengo malissimo nel foto. No, ma non c'è il rullino. Meno male. Però allora inquadri loro, sono tanto belli, giovani. E forti. Allora, io vi racconto un po' del castello, vi va? Sì, sì, sì. Sono venuti apposta. Allora, il castello di Arrone è uno dei borghi più belli d'Italia. Ci siamo entrati a far parte da circa, signora Nunzia... Prego, prego. Non cada soprattutto, no. Grazie. Ma sento. Sono circa 3 anni, 4 anni. E qui finisce la storia, grazie. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Eccolo, concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. La potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Nulla è impossibile a Dio. Violetta, andiamo bene verso la grotta? Sempre avanti? Grazie. Falegnami? Così giovani? Vedi? Imparato presto il mestiere, bravo. Grazie, ragazzi. Ma qui siamo al mulino? Sì, qui sta l'ulia, vedi? L'ulia. Non l'ulipo, l'ulia, come si dice, no? Vedi? Sì, e lassù già c'è... Lassù la macinamo, e facciamo l'olio. Ma quel poretto sta lì ore e ore? E per forza, se si vuole guadagnare la stozza, è qui deve sopra. Ma è per punizione? No. Ma tanto lui è forte. È il lavoratore del braccio e della mente lassù. Buonasera, lei è un fabbro ferraio? Fabbro anche ferraio. Oppure come si dice esattamente? Maniscalco? No. Termine maniscalco. Capito. Volevo fare la foto. La sa usare la... Quella è l'incudine, no? Ah però... Voi siete? Ah, lo scalpellino? Scalpellino. Di qua che fate invece? Ceramisti? Ceramisti? Peccato, non potete parlare voi. Buon anno, eh?
grazie. Ah, pensavo. Buonasera Popolano. Buonasera. Lei sta qui al fresco? Sì. Si riposa? Beh, che famo. Grazie. Non da stamattina che l'auguriamo. Chi è che fa rumore? Lei è un questuante? Sì. Sta questuando? C'è crisi a Betlemme stanno. Abbastanza. È facile. La fettunta? Come? La fetta unta, fetta di pane unta. Sì, con l'olio e sale. Detta bruschetta, sì. Anche a Betlemme. Che bene, grazie. Della vostra partecipazione. Voi che fate, la polenta? Che ci avete? Lucacio. Ah, Lucacio? Lucacio. Lucacio. No, ma il... che si fa, con l'ulatte? No, con l'ulatte. L'ulatte. Questa è lana vera? Sì. Pura lana. Lei quindi sta cardando? Sì. No, si dice? Sì. Invece laggiù a cosa serve quello strumento? È la stessa cosa. Per cardare la lana. Sì, la lana. Tutto a mano, eh? Si fa a mano, a mano. Questo sarebbe il... Arrotino della falce finaia? La falce finaia, l'ascensore. A lei è l'ascensore, è il censore. Sono già passati la Maria e Giuseppe? Sì, in Italia. Sì. Una bella coppia, capito? Mancante, sai che mi ha giocato? Rivederla ascensore, rivederla. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di David, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Oh, l'incantatore di serpenti! Non hai paura? No. Non si sente sto flauto? Ma guarda tu. Con flauto, incanta serpenti. Chi è? Il prigioniero, pazzo. Il pazzo. Ah, poi prigioniero, poveretto. Mi spiace. Vedi e prevedi? Sì, sì, come provvedi? Anche. Ma in Betlemme si usava, sì. E chi è? Però è il mercante. Ah, mercante, e lui può. La danzatrice. Ma non si vede il ventre? Non sai del ventre? Senza ventre. Che brava. La locanda. Giuseppe, Maria, siete qui? Giuseppe, ma capito che è successo con sto Spirito Santo? Non è un pochino preoccupato? Sì. Ma comunque tanto la storia ormai... Eh no, bisogna fidarsi di Maria, certo. È una santa donna. Ciao, buonanotte. Buonasera. Voi siete? Vediamo la lana. Anche voi la lana, eh? Sì. Va molto qui a Betlemme, c'è, sì. C'è lavoro, c'è richiesta, anche le giovani, guarda, certo, giovanissime. Sì. Eh beh, certo. All'invito dell'angelo, ci narra l'evangelista, i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che quel bambino era stato detto loro.
tutti quelli che univano si stupirono delle cose che i dottori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose, limitandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Dopo tanto peregrinare, una grotta diviene la reggia povera, dove nasce il re del mondo. Angelo, ci siamo. Qui è l'evento. È nato il Salvatore. Sembra vero quel bambino. Il Salvatore. Similmente prende la sua coppa e porgendola dice: bevetene, questo è il mio sangue, il sangue del patto offerto per amore di voi. Il presepe vivente si conclude con questa scena. Ringraziamo sentitamente tutti voi per averci gratificato della vostra presenza. Noel, Noel, chiara luce nel ciel, nella grotta a Betlemme è nato Gesù.